Buongiorno a tutti dal vostro M. Quello alle mie spalle che vi sta indicando la bottiglietta è l'hotel dove sono stato, l'hotel Cecco. Nulla di che, è un hotel diciamo nella norma. Questa è via del Corso, quindi è proprio in centro sulla strada tra virgolette principale, diciamo così. È comodo, non è costato poco. La stanza non era proprio rimodernata, ma il bagno sì, come avete potuto vedere. C'era anche la colazione inclusa, dai, alla fine ci può stare, nella media, ecco, niente di che, giusto per dormire. Oggi, ve lo dico subito, sto andando alla stazione, tra una ventina di minuti ho il treno regionale che mi porterà fino a Perugia. Quello che state vedendo è il lago Trasimeno. Sono arrivato a Perugia. Quello è il treno che ho appena preso e quello che adesso vi inquadro è il mini metro che vado a prendere adesso. Sì, hanno fatto una mini metropolitanina per portarti su fino al centro di Perugia perché la stazione non è proprio lì vicino. Quelli che avete sentito prima erano un gruppo di spagnoli abbastanza nutrito che cantavano e ballavano dentro al mini metro. Queste sono le vie del mio hotel, un po' imbucate, anche Google mi ha fatto fare fatica, però sembra molto carino e caratteristico. Per chi se lo stesse domandando, sì, sono riuscito ad asciugare tutto ieri sera dopo averlo lavato con lo scrubba. Sembra venuto abbastanza bene. Ciao, sono nella stanza del mio hotel, qua a Perugia. Ve lo faccio vedere, è molto piccolo ma c'è tutto. E in più c'è una finestra che dà su un balconcino molto carino e interessante. Sto andando a vedere se può convenire fare un tour in autobus perché è tutto molto raggruppato, quindi a piedi parte le scale, come potete vedere tutto si gira abbastanza rapidamente a Perugia, secondo me, quindi un tour guidato non farebbe schifo. Quello che state guardando alle mie spalle è un bel vedere che da sud della città di Perugia. Adesso prenderò un autobus turistico che mi farà fare un giro di un'ora, 14 euro, non poco, però dai, sono arrivato presto oggi, mi voglio godere un po' Perugia con qualche dettaglio maggiore. È il pulmino del tour che tra poco incomincia, io intanto mi sono fermato a prendere una pizza, questa è con la salsiccia, ma avevo preso anche una margherita, signori. C'è una pizzeria così imbucata in questa via qua dietro. Il cammino parte da Piazza d'Italia, quella è la statua di Vittorio Emanuele. Io sono bello bardato perché non avevo considerato il fatto che questo pulmino
non ha alcuna protezione. Eccolo! Crema solare, pensaci tu. Ecco, questa è la pizzeria toscana che vi dicevo prima. Piccola, e anche un'altra entrata dall'altra parte, sulla via principale. C'è una scalinata. Fermatevi e prendete una pizza per piacere. Fatelo per voi stessi. Voi penso mi starete chiedendo come mai sono in una scala mobile, ma per un semplice fatto. Questa scala mobile c'è dal 1983, quindi sono già un bel po' di anni, ed emerge all'interno della Rocca Paolina con tutti i resti. Quindi di sicuro bisogna farci un giro, perché è molto suggestivo e particolare, con tanto di piazzetta qua interna che adesso vi faccio vedere. Quella là in fondo, di fianco alla mia testolina, è Piazza della Repubblica. Questo qui che vi sto inquadrando adesso è il Palazzo dei Priori. Questa qui è la Fontana Maggiore e quella subito dietro è la Cattedrale di San Lorenzo. Sì, è Perugia, è il centro e questa è Piazza 4 Novembre. Non pensavo, o meglio, non mi ricordavo che Perugia fosse stata fondata dagli Etruschi. Questa è una grave mancanza nella mia cultura che mi apre un abisso pari a quello di un buco nero. Questo alle mie spalle, questo qui, non tutta la parte sopra qua, ma solo questo, è l'Arco di Augusto. Un piccolo cenno storico, praticamente questo arco fu costruito da Augusto quando conquistò Perugia scalzando via gli Etruschi per l'ultima volta, divenne definitivamente romana in quel momento e gli Etruschi furono messi out, non c'erano più Etruschi dopo. E lui, da romano, in maniera molto spiccia, fece una cosa semplice per mettere mano alla fine sulla città di Perugia, una volta conquistata. Prese gran parte degli amministratori, dei politici e di quant'altro, e cosa fece? Tutti morti! Che sto sfidando questo caldo fetente per farvi vedere giusto questo panorama. Molto bello, vedete quanto va giù la città di Perugia da qui. Si sente anche qualcuno che canta in lontananza, non penso lo sentiate. Quella alle mie spalle è la chiesa di San Francesco al Parco, probabilmente vista l'ora chiusa in restauro, non lo so, devo vedere. E però questo è carino, è parecchio giù rispetto a Perugia, però ce se la fa. Eccoci all'ultimo punto panoramico, quello vicino a Borgo San Lorenzo. Se volete vedere delle foto migliori di quest'area, venite sul mio profilo Flickr. Le ho già caricate alcune, questa la caricherò a breve. Questo qui, volevo dirvi una cosa, è il monastero, il punto più alto di Perugia, 500 metri sul livello del mare. E tutta quest'area qui, questa, scusatemi, questa qua interna, era praticamente nel Medioevo l'area più rissosa, dove insorgevano più i cittadini, e quindi avevano ben pensato, per mitigare queste rivolte, di metterci tanti monasteri, come se una percentuale elevata di monasteri potesse influire. Benissimo, quella che vedete alle mie spalle è la stazione di Perugia Sant'Anna, è una linea ferroviaria che collega, seguono il Tevere, e dovrebbe arrivare fino a Roma. Io ho guardato, ma non ho trovato delle linee. Vedete alle mie spalle la chiesa di San Pietro, è parecchio fuori Perugia, questo è il porticato, adesso vi faccio una carrellata, parecchio fuori, inteso un chilometro rispetto al centro principale, quello solitamente coperto dalle mura, però le mura sono arrivate anche qua nel tardo Medioevo, mi sembra. Questa chiesa è stata edificata su un mausoleo prima etrusco e poi romano.
quello che potete vedere è questo simpatico campanile. Sopra c'è un a base esagonale e sopra, sotto, invece è a base dodecaedro. Non so se lo vedete bene, dopo sul mio canale Flickr metterò una foto migliore. Sto attraversando Corso Cavour diretto verso il mio hotel, perché oramai sono le 6 e mi dirigo verso il mio hotel per una doccia, rilassarmi un attimo e cercare un posto dove mangiare. Non ho trovato tanta roba girando, quindi non so se sarò fortunato come ieri, vediamo, perché comunque sono in centro e ci sono tanti locali. Prima di andare a cena vorrei aggiungere qualche nota su Perugia. Come avete visto da questo video, si può girare tranquillamente in giornata. Io in metà giornata praticamente o poco più ho girato prima in autobus e poi a piedi quasi tutta. Se vi volete fermare in un qualche museo o via, prendetevi un'altra mezza giornata, forse un'altra mezza giornata in più, quindi un giorno e mezzo, due giorni, si vivono bene qua a Perugia. Fateci un pensiero, perché è veramente una bella città e c'è tanto da vedere. Questa sera sono a cena alle Storie Perugine, lo potete vedere lì. Questa è la chiesa di Sant'Ercolano, quindi la location non è male, lungo la strada. C'è un po' troppo vento, grazie. Mi hanno appena portato una birra, Umbra, quindi dopo la sentiamo. In più adesso dei crostini con dell'olio fatto da loro. Sentiamo anche questo qui com'è, sembra molto valido. Ebbene, dopo l'antipasto con addirittura del pane al curry, non so come sia possibile, ma era anche buono, bucciato nell'olio, è arrivato l'antipasto, quello che avevo ordinato. Qui vediamo la birra e qua i crostini, sono con le zucchine, i fegatini, le uova, i pomodori, c'è un po' di tutto. Che è arrivato il secondo. Io tutte le sere parto, prendo un primo, poi alla fine cado su un secondo. Prima o poi proverò un primo, prima o poi, qua della zona. Intanto sono caduto su questo baccalà. Lo faccio vedere bene. Con le cipollotte e la salsa. Mi sto allontanando dalle Storie Perugine, la birreria, il ristorante dove ho mangiato questa sera. Promosso, ho mangiato molto bene, bella la location, e se venite a Perugia fateci un salto. Questa è Piazza Matteotti, non ve l'avevo fatta vedere oggi con la luce, ve la faccio vedere adesso tutta illuminata e con i locali belli pieni. Giù per questa via qui alle mie spalle si va in piazza 4 novembre, adesso andiamo a vedere com'è la sera. Anche questa sera è giunta al termine, sono in piazza 4 novembre, ve la faccio vedere un attimo. Quella che potete vedere alle mie spalle è Corso Vannucchi, pieno di ristoranti sulla strada, ma è molto bello e probabilmente anche da provare. Domani sono in altre due città, o meglio in una ci arrivo la sera, non so cosa vedrò. Indovinate quali sono? Sempre qui dell'Umbria. E adesso ho un po' di giga da sprecare guardando i Defenders, ma solo dopo aver fatto qualche passo per digerire un po'. A domani! Il bonus di questa sera